solo un fuorino. Gli occhi dischiusi il petto giù, non si guardò neppure intorno, ma verso il minimo spezzo il pane. Lino Rufo, la musica è compagna di vita e compagna di viaggio, è compagna anche in questa occasione la Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Lei presenta un set bello, ricco, interessante di canzoni. Come al solito, diciamo che ho scelto delle canzoni adatte all'occasione, però mi preme dire che ieri in albergo ho scritto un inno per il Molise. Ho trovato tra le altre cose una poesia di Emilio Spensieri dedicata al Molise, ho scritto una musica per cui oggi mi farà piacere inaugurare la partecipazione del Molise alla Beat proponendo questo nuovo inno del Molise praticamente. Lei è un molisano, come dire, in terre di adozione, nel senso che vive diviso tra il Molise e altre realtà italiane. Qual è la percezione che si ha della nostra regione da parte di chi la scopre? Perché poi tutto sommato è una regione per molti ancora da scoprire. Ma per chi non la conosce, non è il caso mio, la conosco benissimo, sono molisano, anzi nel passato sui giornali scrivono che fossi napoletano, in realtà mi risentivo sempre questa cosa perché ci tengo a precisare da sempre che sono di Castelnuovo al Volturno. Per chi non la conosce la regione è bellissima, ma lo è anche per noi che siamo molisani, perché il Molise è veramente una regione molto bella. Diciamo che nella cultura di base ci sono ancora cose da correggere, sono antichi retaggi che provengono dal passato, ma questo è un percorso molto giusto. Però per chi non fosse molisano io consiglierei venite, anche perché ve la godrete tutta, sia dal punto di vista alimentare sia dal punto di vista paesaggistico. Comunque è una risorsa molto importante per l'Italia. Giuseppe Colucci, a Milano alla Beat viene presentata questa innovativa app E-City. Di che cosa si tratta? Sì, allora E-City è nata l'anno scorso come test per fare che cosa? Fare sharing di informazione turistico-culturale tra il turismo balneare e l'offerta turistica dell'entroterra. In che modo? Semplicemente vedendo un po' i lidi come fossero delle navi da crociera. Se noi immaginiamo appunto una nave da crociera attraccata alla nostra costa italiana, possiamo vedere che le gabine di una nave da crociera sono gli ombrelloni, no? E i bar, i ristoranti, dei lidi sono un po' la parte, diciamo, ludica della nave da crociera. A questo punto ho detto, come faccio a far arrivare l'informazione sotto l'ombrellone? E ho pensato ad un semplice strumento che è il QR code. Abbiamo incollato questo QR code ai paletti degli ombrelloni di alcuni lidi di Termoli, Petacciato e Campomarino, circa 5, era solo un test l'anno scorso, e le persone mentre erano sdraiate sulla sdraio, no? Leggendo questo QR code col proprio smartphone, facendo questa operazione, compare questa web app che si chiama appunto E-City, dove sono contenute tutte le informazioni del Molise. Che cosa? Dai musei ai luoghi da visitare, tutto con una breve descrizione del luogo, del museo, ma anche degli eventi organizzati dai comuni, come per esempio posso immaginarmi San Martino in Pensis, che organizza tantissime cose come la Sagra della Pampanella. Quindi io vengo a sapere che a San Martino, da sotto l'ombrellone, vengo a sapere che la sera o il giorno dopo ci può essere questa sagra, piuttosto che un teatro organizzato, piuttosto che un concerto. Tutte le informazioni sono tradotte in lingua, geolocalizzate, quindi io cliccando un apposito tasto posso raggiungere il luogo senza troppi problemi, quindi attraverso le API di Google, quindi Google parla la mia lingua. E questo cosa ci permette di ottenere? L'abbattimento della barriera linguistica, un'informazione ecosostenibile, perché non consumiamo carta con i flyers, e diamo la possibilità ai comuni interni della nostra regione di comunicare la propria offerta e far conoscere le nostre bellezze a chi? Ai turisti che si riversano sulle nostre coste. Tutto questo ovviamente in un modo molto più economico, ma in più che cosa succede? Siamo comunque sempre in un periodo di Covid. Immaginiamo che per un motivo o per un altro bisogna annullare una manifestazione, basta un click e possiamo cambiare la data, possiamo cambiare oppure cancellarla. Invece quando si stampano dei flyers, ahimè, questa possibilità non ce l'abbiamo. Ecco, tutto diventa più gestibile.
E questo è E-City. Simone D'Angelo, un regista qui alla BIT di Milano. Entriamo in un tema particolare, perché è vero che qui si rappresenta il Molise, c'è una certa narrazione, ma soprattutto la nostra, il territorio, il paesaggio. Il cortometraggio Gocce, che ha avuto un largo successo, descrive un paesaggio, quello delle Terre del Sacramento, chiamiamole così per far capire che ci troviamo in territorio di Guardialfiera. Saper rappresentare bene il nostro paesaggio sicuramente rappresenta l'abbrivio giusto per poter far conoscere il Molise. Sì, rappresentare il paesaggio in un'opera cinematografica è la formula giusta per poter veicolare questo territorio e per poter far conoscere al mondo le location che caratterizzano il nostro Molise. Quindi oggi qui alla BIT di Milano siamo a presentare in una dimensione anche più nazionale e internazionale, in un incontro che ha visto quattro esperienze nazionali presentate in questo appuntamento dell'Associazione Italiana di Turismo Enogastronomico. Quindi la possibilità di Gocce, del cortometraggio Gocce, di quell'esperienza di essere rappresentata all'interno di questo contenitore ha permesso comunque al Molise di essere visibile, di essere portata all'attenzione del turismo internazionale. Attraverso l'immagine con l'immagine si può arrivare in maniera diretta, veloce, rapida e direi anche selezionando le location e gli spazi naturalistici, artistici del Molise da far apprezzare al resto del mondo. Ecco, questo è un discorso che ci introduce a un altro. L'esperienza l'hanno fatta già altre regioni, parliamo della vicina Puglia, parliamo della Film Commission come un veicolo straordinario per la promozione intelligente di un territorio. Se ne parla in embrione anche in Molise, forse è venuta l'ora di prendere in seria considerazione un'opportunità del genere e dargli spazio. Sì, assolutamente, anche in altre occasioni ho sottolineato come la Film Commission è uno strumento importantissimo, organizzato nel modo giusto per permettere alle produzioni nazionali e internazionali di usufruire di queste location meravigliose e anche di un'organizzazione di un'organizzazione di maestranze molisane che possano dare un supporto alle produzioni che arrivano in Molise e quindi di conseguenza far ricadere sul tessuto economico un vantaggio. L'ultimo lavoro prodotto è La luce della notte, che ho esportato anche fuori regione, proiettato due settimane fa al Museo del Cinema di Torino. Dico questo perché attraverso questa proiezione alcune persone partecipanti alla proiezione stessa hanno apprezzato le location molisane e hanno manifestato l'intenzione di arrivare in Molise nella prossima estate. E all'interno di questo gruppo c'erano anche persone che lavorano all'interno del cinema e hanno strizzato un po' l'occhio alle location che hanno visto nel docufilm che ho presentato. Quindi veicolare attraverso l'audiovisivo e il cinema il Molise è, ancora dico ancora una volta, è importante, ma è molto più importante creare l'organizzazione giusta per poter dare alle produzioni nazionali e internazionali uno strumento che permetta loro di gestire la produzione stessa nel nostro territorio, perché la Film Commission questo deve fare, deve agevolare il produttore che decide di venire in un territorio a girare. È chiaro che
la regione beneficerebbe di questa organizzazione, però deve essere un'organizzazione.